Con Andrea Vannucci, assessore allo sport comune di Firenze, per la presentazione del eh, torneo del, nazionale della Banca di Cambiano Memorial Barrasi, un torneo che vedrà l'impegno dell'amministrazione come diciamo, usufrugire del, di tutte le palestre fiorentine e anche del Mandela Forum per la finale. Sì, è un torneo che per la sua importanza e per, la, per il numero delle squadre partecipanti che hanno accettato l'invito. E per essere presenti in questa grande occasione in cui si promuove il basket under 14, il basket giovanile, a Firenze coinvolgerà nove palazzetti della città più il Mandela Forum, quindi evidentemente tutta la città verrà coinvolta in questi tre giorni di, di grande basket giovanile e l'amministrazione non poteva non dare il suo contributo, ancorché in diretto insomma, mettendo a disposizione gli spazi, perché fa parte appena titolo della, della, della linea guida che prevedono la, la promozione dello sport, la, soprattutto la promozione dello sport a livello giovanile. Un tessuto giovanile fiorentino che comunque è sempre vivo, eh, oltre che con le prime squadre anche con il settore giovanile questo è il segnale più importante anche che recepisce un'amministrazione. Assolutamente sì, alla fine la cosa più importante è che in città si faccia, i nostri ragazzi e le nostre ragazze facciano attività sportiva e la facciano in un ambiente sano, in un ambiente bello, in un ambiente competitivo ma nel giusto modo, eh, tenendo presente quei valori che stanno a cuore alle società di Firenze e evidentemente anche all'amministrazione di Firenze. Questa è un'occasione in cui questo mondo si mette in vetrina, in cui questo mondo presente in città, dimostra la città che è presente e lo fa attraverso eh, la disputa delle finali all'interno del Mandela Forum della scala dello sport del centro Italia, come piace chiamarla a me, e dimostra la città appunto, che è un movimento vero, che è un movimento forte, che è un movimento presente in tutte le zone, in tutti i quartieri di Firenze.